Ragazzi, tenete in mente queste parole. Il suolo è un organismo vivente e per avere dei raccolti abbondanti, ma soprattutto per avere delle piante sane, bisogna proprio partire dal suolo. Allora, ragazzi, non perdete la fantastica puntata di oggi perché tratteremo un argomento veramente molto interessante. Quindi io mi organizzo come sempre, ci vediamo subito dopo la sigla. Restate con me. Ciao! Allora, eccoci qua, bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio e come vi ho detto nella intro, oggi parleremo di suolo e della sua fertilità, un'importanza straordinaria per avere dei risultati importanti sul nostro orto. Potrei spiegarvelo io di persona, ma siccome è già stato realizzato un video che reputo incredibilmente bello e istruttivo, penso che sia oggi forse più importante fermarsi un attimo, prendetevi del tempo, guardatevi questo video e una volta che lo avete guardato, ritornate su questa puntata. Io vi aspetterò qui e continueremo a parlare di suolo. Ci vediamo subito dopo. Ciao. Allora, ragazzi, eccoci qua, bentornati. Spero prima di tutto che questo video vi sia piaciuto perché a me ha cambiato completamente non solo il modo di vedere l'orto, ma ha cambiato anche il modo di vedere l'agricoltura in generale. E forse è anche per questo video che ho deciso di dedicare la mia vita alla produzione di humus di lombrico. Come avete visto, le tecniche dell'agricoltura moderna, l'utilizzo di fertilizzanti chimici, ha creato un problema ancora più grosso, ossia una stanchezza del terreno con la necessità aggiuntiva di andare a intervenire con prodotti fitosanitari per aumentare la resistenza delle piante alla malattia fungine, quindi un circolo vizioso. Le piante hanno bisogno dei funghi, dei batteri e i batteri delle piante, quindi uno scambio simbiotico che a me lascia obiettivamente senza fiato. Ed è anche per questo che da alcuni anni abbiamo iniziato di nostra iniziativa a stringere una partnership con un'azienda che ritengo leader nella produzione di funghi micorizzici. Avete sentito nel video, i funghi hanno necessità anche di vivere in un terreno ricco di sostanza organica e da lì è nata anche un po' l'intuizione, quindi se l'humus e i funghi micorizzici hanno questo effetto sulle piante, perché non andarlo a testare? Ed è così che abbiamo iniziato alcuni mesi fa delle ricerche nei laboratori di microbiologia e i risultati, ragazzi, sono a dir poco impressionanti, non solo perché i funghi micorizzici riescono, abbinati all'humus di lombrico, a proliferare e quindi a crescere di quantità, ma anche e soprattutto perché i risultati che stiamo avendo sulle colture trattate sono veramente importantissimi. Ed è proprio per questo che adesso passeremo all'azione. Se vi ricordate, ho realizzato questo impianto di fertirrigazione, anzi, per chi non avesse visto questa puntata, ve la lascio qui in alto e la troverete al termine del video. È ora di unire il buono dei funghi micorizzici all'humus di lombrico. Allora, premessa, questo tipo di intervento l'avrei dovuto fare già un mesetto e mezzo fa, quando ho trapiantato le piantine dell'orto. Purtroppo però non ho avuto modo di costruire questo impianto e che cosa volevo fare? Volevo rendere un po' tutto anche più semplice, soprattutto per quanto riguarda l'humus di lombrico. Adesso ho creato questo impianto e mi ero riservato di andare a installare una seconda pompa, pompa che avrebbe permesso all'humus di essere diciamo solubilizzato, soprattutto attraverso un processo aerobico, quindi con un'aerazione forzata all'interno del serbatoio. Purtroppo non ho avuto ancora la possibilità di farlo, ma io il lavoro comunque lo devo portare avanti, quindi volevo effettuare un inoculo di funghi micorizzici insieme all'humus di lombrico. Allora, che cosa ho fatto? Intanto questa mattina, non potendo solubilizzare l'humus, lo sono andato a distribuire pianta per pianta, andando a mettere all'incirca un bicchierino su tutte le mie colture. Detto questo, adesso andremo ad effettuare l'inoculo, quindi seguitemi che ve lo faccio vedere. Allora,
come prima cosa, le dosi consigliate, guardate ovviamente le indicazioni che vi vengono fornite, dalla casa madre. Io, appunto, avendo preso contatti direttamente con Microsoft, che è l'azienda appunto con cui stiamo effettuando questi studi di approfondimento, mi ha consigliato di andare a distribuire su questa porzione di orto, all'incirca 400 grammi su 300 litri di acqua. Innanzitutto, i funghi micorizzici appaiono in questo formato. Questa è una soluzione bagnabile proprio perché l'obiettivo mio, piuttosto che andare a distribuire pianta per pianta con eventuali criticità per quanto riguarda il dosaggio, preferivo appunto farlo in forma liquida. Allora vado quindi ad aprire la confezione e vado a dosare 450 grammi di funghi micorizzici. Questa operazione è sempre meglio farla nelle ore più fresche della giornata, così l'inoculo sicuramente avrà più effetto. Allora, io andrò a fare un trattamento adesso, con la dose che vi ho appena detto, e farò un ulteriore trattamento fra circa 7-10 giorni. Allora, vado a mettere i funghi all'interno del serbatoio e solo dopo vado a inserire l'acqua. In questo modo l'acqua che andrà a scendere permetterà ovviamente anche alla soluzione di diluirsi e soprattutto di distribuirsi meglio. Accendiamo l'impianto. Nel frattempo sono andato ad aprire tutte le manichette e su questo impianto andrò ad aprire anche questo rubinetto, proprio per fare in modo che l'acqua che sta uscendo dalla pompa non solo va a alimentare le ale gocciolanti, ma rientri in circolo andando a miscelare ancora di più il prodotto, ok? Allora, ovviamente per chi non ha la possibilità di utilizzare un impianto di fertirrigazione, lo stesso lavoro si fa, diciamo, in maniera un pochino più artigianale, quindi andando a inoculare, andando a solubilizzare i funghi micorizzici all'interno magari di un serbatoio, andandolo magari ad agitare bene e poi distribuirlo pian piano su tutte le piante. Quindi non è necessario l'impianto di fertirrigazione, magari per un orto di medie e grandi dimensioni è sicuramente consigliabile. Allora, quindi che cosa sta succedendo? La pompa sta portando questi esserini all'interno delle radici e, come avete visto, si inizierà a creare un'azione simbiotica, quindi uno scambio reciproco di utilità. I funghi andranno ad alimentarsi grazie al glucosio che viene ceduto dalla pianta e soprattutto non solo i funghi permetteranno di garantire maggior nutrimento alla pianta, ma quindi uno sviluppo dell'apparato radicale con conseguente anche aumento della produttività per singola pianta, ma andranno soprattutto ad avere un effetto antagonista, quindi proteggeranno la pianta da attacchi di patogeni e malattie fungine. Ragazzi, allora per oggi è veramente tutto, spero di cuore che questa puntata vi sia piaciuta. Ci sono tantissime novità su Green Italy, quindi mi raccomando, seguite anche le prossime puntate perché veramente ho preparato per voi qualcosa di molto molto particolare. Ragazzi, buona serata, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!